Salve a tutti. Questa volta non lo faccio all'inizio il pezzo, perché vorrei prima parlarne. Ho fatto questa qualche settimana fa, ho fatto questo short, primo tentativo, ho fatto questo piccolo video sull'inciso di un pezzo meraviglioso che si chiama, come tutti d'altronde, poi lo dico sempre questa cosa, un pezzo meraviglioso, tutti bellissimi, che si chiama In a Sentimental Mood. E è piaciuto molto. Allora, siccome in realtà l'armonizzazione è relativa a tutto il pezzo, è un'occasione questa per parlare di, diciamo, un altro approccio, cioè su come armonizzare, su come manipolare le strutture armoniche. E qual è? Qual è il concetto? Il concetto è: fino ad ora abbiamo lavorato fondamentalmente con un'idea di accordo, dove vado, cosa posso fare per arricchire il fatto di andare verso quell'accordo, metterci qualcosa in più, qualcosa in meno, eccetera. Diciamo, ci sono varie strategie che uno può fare, e una molto bella, molto efficace proprio, è rendere il basso invece melodico, nel senso tipo l'inciso, che dopo ce lo rivediamo. Quindi che cosa significa? Significa non pensare al basso, al basso intendo la nota più bassa, tanto come tonica dell'accordo, ma come una melodia che quindi può di fatto poi andare a essere una nota qualsiasi, diciamo, dell'accordo, o anche no, cioè anche semplicemente un lavoro melodico. Quindi, In a Sentimental Mood, vi rifaccio un attimo l'inciso, che era questa cosa qua. Vedete, il basso è tutta una linea melodica che scende, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di riproporre la stessa idea anche sulla A. Ovviamente, come sempre, qual è la cosa? La cosa è pensare: vado in un posto, qual è il posto dove vado, come ci posso arrivare? Allora, il pezzo originariamente, proprio la versione re minore, re sas, re settimo, sol minore, do settimo, fa. Questa è la. Ovviamente sono proprio 3-4 accordi, re minore, sol minore, do settima, un la settimo di mezzo, insomma, se vogliamo, e fa maggiore. 3-4 accordi. Ora il concetto qual è? Se la melodia fa così e arriva qui, per me il punto di arrivo è questo qua, e questo punto di arrivo sotto ci metto un re. Quindi fa un colore, è un sol con un re minore, quindi un undicesimo. L'undicesima, ricordiamoci, è la quarta, con un altro nome. Re minore, bello, denso, con insomma le sol. Ok? Ora però se io invece penso una cosa diversa, e penso di non andare... Allora, oggi è pomeriggio, quindi qua ci sarà casino, però se no non li faccio mai, e quindi procediamo, non fa niente. Mi perdonerete. Allora, sol. Teoricamente sotto questo sol possiamo mettere 750.000 accordi. Se vogliamo rimanere nell'ambito della tonalità, per esempio, no, possiamo mettere 200.000 accordi. E qua stiamo nella tonalità di re, non è che stiamo nelle altre tonalità, perché ovviamente se iniziamo a pescare nelle altre tonalità, sotto a questo sol si può mettere l'infinito. Però, allora a questo punto che faccio? Invece di cadere su questo sol con un re minore, che è bellissimo, penso un'altra cosa, tipo sol, proprio sol. Però sol, basso sol si. Si diminuito. Ok? Allora, se a questo punto il mio punto di arrivo è diventato un altro, perché la melodia è sol, però sotto l'accordo ci metto un altro accordo, allora posso pensare di arrivare a questo si. Come? Siamo in re.
lavorando su un basso discendente che arriva al re. Ah sì, scusatemi. Re minore. La settima basso do. Re minore, basso do. Sol basso si. Ok? A questo punto, si bemolle, sol minore. Fa basso la. La bemolle settima. Un passaggino per fare. Sol minore. Cioè, ho fatto la bemolle, la settima, la bemolle, sol minore, questa. Sol minore basso fa diesis. Sol minore basso fa. Smise di piatto. La settima. E attenzione, qua andrebbe il re minore. Quindi conferma dell'atmosfera triste. Siccome io scherzo su questa cosa, sono napoletano, ci piace la vita, il sole. Quindi, che facciamo? Dopo aver fatto questa, tutta questa parte, diciamo, malinconica, a dir poco. Faccio lo stesso pensiero, re, su quale accordo posso andare? Mi bemolle maggiore. Dice, ma perché, no? Grazie, dopo un anno di video ancora, ma perché la cosa teorica? Insomma, ci sta. Re, una nota ci posso mettere 400. Il meccanico che ci saluta, eccolo qua, ok? Mi re, una nota che ci sta su un sacco di... Vediamo se lo riesce a far scoppiare. Si è calmato. Mi bemolle maggiore. Re. Re su re minore, re su mi bemolle maggiore, re su mi sette, re su fa maggiore, re. E come scelgo? Ne provo un paio, a parte il fatto, insomma, voglio dire, no, che per andare al re il mi bemolle sas, cioè il mi bemolle maggiore, quindi mi bemolle sub maggiore, un'eccezione abbastanza, no? Conosciuta. E quindi a questo punto, cotembre, cannavacciolo docet, esageriamo, anche... E qua dove andrebbe un re, diciamo, modicamente vispo, noi ci mettiamo re maggiore. Qui, la rifaccio. Questo ritardo di fa maggiore, il mi che ritarda il fa. Abbiamo parlato di questa cosa, ok? E poi di nuovo la. A questo punto questa idea del basso che scende melodicamente, che canta, che crea proprio un'altra melodia sotto il pezzo, riportiamo questa cosa nell'inciso, quindi sassa, la bemolle settima per andare a re bemolle. Punto, siccome l'abbiamo già teoricamente, l'ho fatta una sola volta ora, però in realtà l'abbiamo già fatta due volte questo fatto, così eccetera, eccetera. Io spesso ho questo vizio di prendere la terza A e dargli un po' di enfasi in più, ok? Quindi e quindi a questo punto faccio un'altra cosa
questo sol famoso della salita, questo sol, io lo armonizzo in un altro modo, vado in un'altra tonalità ovviamente, siccome noto, indovinate un po', ormai, come dicono, si è sparsa la voce, che a Valeri ci piacciono i sas, sas. Ritorno a questo epico mi bemolle maggiore. Ok? Ora, inciso, l'inciso. Io scherzosamente in quello short, che è stato un tentativo divertente perché non l'avevo mai fatto, e ho scritto nella descrizione, ho detto, condivido questa cosa, ma non conosco la teoria che c'è dietro questa cosa e me ne frego il giusto, che è la verità, perché quando io l'ho fatta questa cosa, se parliamo di 30 anni fa, era un periodo in cui mi ero appassionato a Bill Evans. Bill Evans fa tutte queste cose, me lo posso fare. Sono fatto della settima maggiore sul minore, madonna. Le fa tanto queste cose, e quindi io stavo cercando di fare questa cosa, sentì questa cosa che mi rassomigliava in Sentimental Mood e la costruì, e poi andai cercando questa cosa, no? Ora, se volessimo, lo faccio insieme a voi, cercare di capire teoricamente, cioè, se possiamo in qualche modo dare una struttura a questa cosa che ho fatto, fondamentalmente re bemolle maggiore, con questa linea melodica che scende, fondamentalmente diventa si bemolle minore. Quarto grado, sol bemolle maggiore. Quindi primo grado, quarto grado, per assurdo, al di là dell'arricchimento, però il fatto è primo grado, quarto grado, va da re bemolle a sol bemolle maggiore. Poi mi bemolle minore. Altro rivolto di mi bemolle minore con si bemolle a basso. E ora voglio andare a, sto per andare, ma me ne sono accorto, mo pensate, me ne so, che sto andando a re bemolle già. E questo lo vedete che cos'è? Questo è il sub di re maggiore, un po' nascosto in realtà, nel senso che è un re settima, basso la. E poi di nuovo re bemolle, quindi re bemolle con tutto il movimento melodico. Sto emozionando perché avevo proprio idea. Sol bemolle, quindi quarto grado, secondo, con rivolto diverso, sub, primo grado, ok? Ora c'è da riflettere su questa cosa, perché primo, quarto, secondo, sub, primo, cioè questo è il concetto, no? Vari rivolti, varie posizioni, però questa cosa ci fa capire una cosa, pensate quanto può essere importante non tanto l'accordo in sé, cioè la sigla, suono, reset, ma il colore dell'accordo e in particolare il voicing, cioè come poi lo realizzo questo coso, è importante quasi quanto poi la natura stessa dell'accordo, ok? Quindi, quarto grado, terzo grado. Io questo è un do basso mi, che per me è una versione molto quasi pop del diminuito, è un mi diminuito praticamente. Lo vedete che è un mi diminuito? Allora, mi diminuito è questo, questa è l'estensione, ok? Sapete, no? L'estensione, l'accordo, un tono sopra, la triade, un tono sopra. Ora, se io prendo solamente due note di questo accordo, è un'estensione. Quindi sarebbe prima, terza bemolle e tredicesima bemolle, la vedete? E do maggiore basso mi, quindi. Terzo bemolle diminuito che va al secondo. Sub del quinto, la settima per andare alla bemolle. La bemolle sub, la bemolle sette. Ora io
questa cosa qua? Lo vedo come un sulla diminuita. E mi piace molto questo fatto del sas non a bemolle. Dico sas non a bemolle per dare un nome a sto coso, però insomma voglio dire, cioè, sas non a bemolle costruiti sulle note di una triade diminuita, un accordo diminuito. Sto facendo un grande sforzo perché per me è vero che io questa roba me la sono vista da un punto di vista teorico, però cioè, a me poi l'ho detto insomma pubblicamente ormai, quindi sono, diciamo, cioè, io suono le cose perché mi piacciono, perché sento, c'ho un modo per ricordarmi, a volte sì, a volte no, però per esempio questa cosa qua, no, se devo perdere 10 minuti, un quarto d'ora a capire che cosa sto suonando quando io già lo sto suonando, e che me ne importa, cioè io lo suono. Ma che cos'è? Ma pensaci tu, insomma, al mio amico avvoltoio teorico. Capito? Io lo suono. Godo molto di più a suonarla invece di teorizzare. Seconda parte. Sempre la bemolle. Due grandi sas proprio. Ok? Questa è un po' la cosa. Lo so che è un video un po' diverso, un po' più meno chiaro, no? Fai questo, fai quello. Però secondo me, dopo un certo periodo che uno le ha capite delle cose, poi deve anche capire che quel capire, quello schema che l'ha aiutato in una certa fase, poi a un certo punto lo deve abbandonare. E deve fare spazio all'intuizione, all'orecchio, all'immaginazione, all'intuizione. Non può sempre pretendere che tutto quello che fai si spieghi razionalmente. Si spiega intuitivamente, no? Voglio dire, le cose più importanti della nostra vita noi le facciamo così. Se uno ci chiedesse ma perché sei innamorato di quella donna, uno che dice, certo, effettivamente perché la vedi, perché lei ha una struttura di personalità che è complice col mio. Ma voi così pensate? Io no. Io dico, chiaramente non lo posso dire in vita. Cioè, però diciamo, sono innamorato di lei perché è una statua, è una bambola, è una roba meravigliosa, mi fa ridere, bellissima. Ecco, lo facciamo per cose importanti, proviamo a fare la stessa cosa pure per la musica. Lo capisco, lo vedo, cioè lo riconosco, lo trovo, lo vedo, lo suono, lo riesco a imparare, ma a me di capire cosa c'è di teoricamente dietro che me ne importa. Tanto se lo devo fare da un'altra parte, lo piglio, lo trasporto, se sono veloce, e me lo ritrovo. Chiaro? E se non me lo ritrovo non va niente. Insomma, tanto è stato bello. Ecco, questa è un po' la cosa, perdonatemi se scherzo, però insomma, un po' iniziamo a comportarci un po' con più fiducia nei confronti delle nostre capacità, okay? Più fiducia nei confronti del nostro intuito e senza per forza pretendere che la nostra parte razionale giustifichi quello che facciamo, perché secondo me poi dopo rischiamo che si perde un po' lo sfizio della vita, insomma, che è anche questo. Spero di esservi stato utile. E ci rivediamo al prossimo video. Credo che sarà, volevo fare una cosa sul ritmo, ma ci provo. E come sempre, veramente dal cuore, buon divertimento.